Buongiorno, alla super veloce stamattina, perché sto andando appunto a vedere il camino. Nel frattempo, è il mio l'ora dei miei vicini, quella che è scappata l'altro giorno. Ciao amore! Vai amore! Ciao amore! C'era un giornone, come ti dicevo, appunto vado a fare il canino, ho fatto vedere l'outfit perché dovevo andare in macchina alle 7:30, sono quasi le 8, faccio ancora, devo andare a fare benzina e prendere i soldi, perché poi ti dovrò lasciare la caparra per il cucciolo, comunque adesso vediamo se gliela lascio, perché devo vedere un po' di cose, se è il caso bene, se no non gli lascio niente. Nel frattempo c'è un cielo veramente bruttissimo stamattina, ma veramente brutto. Comunque l'outfit praticamente non l'ho messo, io solo ho messo un paio di jeans, infatti scusate niente per i capelli, ma veramente mi sono alzata tardi, volevo alzarmi prima ma non ce la facevo proprio completamente. Comunque un paio di jeans, quelli che mi aveva comprato mia mamma, che ho fatto vedere nell'altro vlog. Poi ho messo una maglietta, quella della Florin nera, e un golf. Poi vabbè, giubbotto e niente. Adesso vado, perché da che ero in anticipo, sono già le 10 alle 8, ma insomma, ora aspettiamo un attimo, aspetto che si così la macchina, che si riscaldi un po' la macchina, perché comunque sono, non è neanche tanto freddo, sono 8 gradi, però nel frattempo sto facendo un intreccio con la cintura, non lo so nemmeno io come, comunque. Sta accendendo un po' d'aria, fa abbastanza freddo stamattina. Comunque vi dicevo, devo vedere un po' di cose, nel senso se il cucciolo appunto mi viene incontro, se gioca con i suoi come si chiama, non mi viene mai il nome, con i suoi fratelli o sorelle, insomma bisogna vedere un po' di cose. Comunque ieri ci siamo letti, fosse uscito qualcuno di casa, comunque ci siamo letti alcune cose su come prendersi cura del cucciolo, perché comunque non avendo mai avuto un cucciolo proprio tutto nostro, cioè nel senso tutto mio, ora parlo nel mio caso, proprio tutto solamente mio, senza i miei genitori, ma con il mio fidanzato, non sapevo come fare, quindi ci siamo messi a leggere cose, quello che dovevamo fare, quello che non dovevamo fare, e devo dire che comunque non è così difficile per curarlo, insomma prendersi cura, ecco, non è poi così tanto difficile come pensavo. Non vedo l'ora di essere arrivata a vederlo. Oh mamma mia, sono tanto emozionata. Veramente sono emozionatissima per questo. Infatti ora vado, almeno così prima arrivo meglio è. Almeno così, visto che comunque lascio anche da solo tutta la mattina il mio ragazzo, almeno così evito di lasciarlo ulteriormente da solo. E poi comunque, perché alle 3 entro al lavoro, cioè ce la faccio tranquillamente, però non voglio accavallarmi troppo con gli orari, perché devo anche mangiare, devo tornare a casa, poi mangiare e poi andare al lavoro. Appunto oggi faccio dalle 3 del pomeriggio alle 7 la sera, non è che faccio 4, 5, 6, sono 4 ore, sì, vabbè, può stare, anche un turno dove non fai praticamente niente, però le ore ti passano, c'è una meraviglia. Vabbè, comunque adesso andiamo, così faccio benzina e vado a prendere i soldini, non vedo l'ora di vedere il cucciolo. Mi sono fermata un attimo alla
andiamo un autogrill, diciamo, qui sulla superstrada, perché comunque avevo bisogno anche di un caffè, se no mi addormentavo. Anche se devo dire che a me il caffè mi fa l'effetto contrario, nel senso non mi sveglia neanche di tanto. Comunque, ora mi rimetto in marcia, che vado dal mio amore, dal mio cucciolino, dal nostro cucciolino, futuro cucciolino, anzi, nemmeno, perché ancora non è proprio nostro. Comunque, l'itinerario mi dice ancora che arrivo alle 9:48, ancora 13 minuti e poi ci dovrei essere. Questo è il percorso che devo percorrere ancora, infatti qui c'è, scusate per il dito qua, c'è anche, scusate per l'unghia, io sì mi mangio le unghie, comunque c'è un piccolo pericolo, però vabbè. Quali sono i dettagli? Adesso mi rimetto in marcia, così vado, perché sennò poi magari di fare tardi, anche perché c'avevo l'appuntamento alle 10, sicuramente non sarò lì mai alle 10, poi manderò un messaggio. Niente, adesso sono appena arrivata, spero il posto sia giusto, però da quel che vedo, boh, sembrerebbe di sì. Comunque adesso vado, così anche se mancava qualche minuto, comunque adesso vado, vediamo un po' che cosa, cioè, anche perché mi devo vedere dov'è per bene, perché non lo so. Comunque adesso vediamo un po', vado. Sono già arrivata al lavoro, il cucciolo è no, bellissimo, dicevo, piccolissimo rispetto all'altro maschio, e le femmine, lui e un altro maschietto sono più piccole di tutti, ma è veramente qualcosa di spettacolare. Quindi la mamma, affettuosissima, coccolosissima, amorosa, bellissima anche la mamma, il cucciolino veramente bello. Adesso dobbiamo solo decidere se è maschio o femmina. Si era proiettati sul maschio, però anche la femmina non è male. Comunque adesso vediamo un attimo, poi stasera ne parleremo e poi penso che domenica porto il mio ragazzo a vederli. Perché comunque a me si sono portati bene. Ora voglio vedere anche come si comportano con lui. E poi decideremo che cosa fare, appunto. Adesso vado a mangiare e poi entro al lavoro. A dopo. Siamo appena arrivati a casa, abbiamo già tirato fuori il Wurlitzer, questo è il mio, e poi c'è quello del mio ragazzo, che non so se ha messo qui, sì, e questo qua è scuro del mio ragazzo. Comunque, poi oggi non vi ho fatto vedere il canino, praticamente è lui, questo è il nostro bambino, è amorosissimo. Eccolo qua, non è stupendo, dicevo, guardate che mose, non si vede meglio in questa foto, il nostro angioletto. E poi mi è arrivato anche questo pacchetto da Fitvia, che infatti adesso spacchettiamo, anzi no, lo vado a spacchettare al mio ragazzo, in poche parole ho comprato un tè. Ora lo vado a spacchettare con lui e poi vi faccio vedere qual è, insomma, quale ho preso. Poi mio babbo mi ha prenotato la visita patologica per il 21, quella la famosa visita che vi avevo già detto. E ora il 21 vado a farmi vedere e poi vediamo cosa mi dicano. Speriamo che... Allora, da una parte spero che non mi devo operare, ma dall'altra spero di sì, perché almeno mi levo questo pensiero. È anni che vado avanti in questa storia, dicevo sempre di andare a vedere, di andare a farmi vedere. Non sono mai andata a questo giro, vado, non, infatti non vedo l'ora, veramente non ne posso, non ne posso, non ne posso più, ma veramente non ne posso più. Allora, cioè, è una tisana questa qui. Ora sono curiosa di sentire anche l'odore. Dite, ci sono i pezzi. Sono veramente curiosa. Ora vado anche subito a provarla. In più mi hanno dato anche questo bigliettino qui. Happy New Year. Vabbè, scusate il mio inglese, ma proprio pare zero. Comunque poi vi lascio giù nell'info box lo sconto per
per comprare sul sito, che vedi il 15% di sconto inserendo il codice, quello lì. E niente, adesso mi metto a posto, mi metto il pigiama, provo la tisana nuova e poi vado a letto e vi mando. Poi vi faccio sapere com'è di sapore, se mi è piaciuta. Poi tanto comprerò anche altre tisane, tè, insomma, comunque poi vi farò una recensione se volete su questi prodotti. Che poi vi volevo far vedere anche, non so se vi ricordate, nell'home tour avevo fatto vedere, vengo di qua perché lì c'è la borsa e giubbotte e cose varie, vi avevo fatto vedere questo cuscino qui. E poi abbiamo aggiunto anche questi tre qui, anche questo qui nel centro è il mio preferito, che praticamente mi ha dato mia suocera, che erano a casa di, cioè a casa erano di, non mi ricordo chi, comunque da parte della famiglia del mio ragazzo. Questo qui è rosso ed è tutto sbrilluccicoso, questo qui invece è rosa, fatto uguale a questo però solo rosa, e questo sembra tipo un P, tipo ricamato a mano, dietro è rosa, mentre questo qui dietro è rosso, appunto, e quello lì è rosa. E questo sembra tipo ricamato a mano, però non, meglio, non so bene se è ricamato a mano. Comunque questo è veramente il mio preferito in assoluto, veramente. Sì, è il mio preferito, sì. Questo è quello che avevo preso appunto da Maison du Monde, se non mi sbaglio. Che poi non vi ho fatto vedere un quadro che ci ha portato mio babbo, che sta di là. Comunque adesso non voglio disturbare il mio ragazzo, perché guarda la TV. Ovviamente lui quando guarda la televisione non va disturbato. Comunque poi vi posterò la foto su Instagram, nelle storie e nelle foto normali, insomma. Fatemi sapere poi cosa ne pensate. Fatemi sapere anche cosa ne pensate voi del tè, di quello lì che ho comprato io. Fatemi sapere se l'avete già provato e come vi trovate. Comunque, io vi saluto, vi mando un enorme bacione, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Che poi volevo anche dire una cosa. Stamattina ho messo i pantaloni, questi più nuovi, quelli che avevo fatto vedere nel vlog, e sono praticamente già rovinati, si sono già strappati questi filini qua, sia qui che di qua, praticamente si sono già strappati. Come al solito io non ci sto mai attenta. Comunque vabbè, io appunto allora vi mando un bacione. Adesso provo la nuova tisana, ci vediamo al prossimo video, buonanotte, ciao ciao!